Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, innanzitutto perdonate se sentite un rumore di sottofondo, l'ho detto anche nello scorso video perché li sto registrando insieme, e comunque non so se si sentirà, ma ho il ventilatore qui accanto, ma qui è impossibile registrare senza ventilatore. Allora, oggi voglio girare un video che si discosta un po' dal mio argomento principale, che è poi la letteratura o i libri, insomma. Questo perché, come vi ho detto qualche tempo fa, ho piacere ogni tanto di parlare anche di argomenti che mi appassionano, che mi incuriosiscono, mi coinvolgono e che possono per l'appunto discostarsi dai libri. In questo caso voglio parlarvi di qualcosa che sta prendendo un sacco piede, sia in generale, insomma, se ne parla di più, ma anche qui su YouTube si trovano tanti, ogni giorno nascono nuovi video, nuovi canali dedicati proprio a questo, e sto parlando di tenere comportamenti più ecosolidari, ecosostenibili e rispettosi dell'ambiente e delle persone che ci circondano. Questo è a dimostrazione del fatto che il mondo sta piano piano prendendo coscienza del fatto che la nostra terra non è eterna e che quindi bisogna comportarsi in una determinata maniera per fare in modo che i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti continuino a vivere in un mondo che li può sostenere, li può nutrire e che soprattutto, insomma, non sia danneggiato e morente. È un argomento ovviamente molto ampio, molto delicato, ma soprattutto, come ho detto, è vero che si sta acquisendo una nuova consapevolezza, ma è anche vero che il cammino è lunghissimo, perché è ovvio che, insomma, le cose da fare, i cambiamenti da fare sarebbero infiniti. Quello che voglio raccontarvi è soltanto il fatto che io più o meno l'anno scorso, insomma, è successo verso, non so, dopo la metà dello scorso anno, mi capitò di vedere l'ormai famosissimo documentario che, se non mi sbaglio, si chiama The True Cost. Comunque, se ho sbagliato il nome ve lo lascio. Comunque un documentario che molti di voi conosceranno, che in particolare trattava la fast fashion, quindi quella moda veloce, per l'appunto fast, che caratterizza brand come Zara, H&M, Forever 21, Stradivarius e così via, e per l'appunto analizzava il fatto che tutti questi capi d'abbigliamento così poco costosi e che si rinnovano ogni settimana e non più ogni stagione, siano prodotti da persone che vivono in paesi del terzo mondo o in via di sviluppo, dove il lavoratore viene sfruttato, viene sottopagato, lavora in condizioni di totale assenza di sicurezza, vengono fatti lavorare bambini a contatto con sostanze tossiche che non soltanto hanno effetti negativi sulla loro salute, ma che inquinano anche l'ambiente che poi noi stessi indossiamo. Quindi diciamo, comprare da questi brand è proprio un sostenere una criminalità, perché è un crimine comportarsi in questa maniera. Quindi da questo documentario poi ho cominciato a informarmi su altri argomenti che riguardano, insomma, sempre questo mondo, quindi l'ecosostenibilità e cercare di fare acquisti più consapevoli, e ovviamente sto cercando di imparare come comportarmi al meglio. È vero che è impossibile essere perfetti, perché essere perfetti vorrebbe dire, per esempio, smettere completamente di utilizzare la plastica, e al momento nella vita che facciamo noi credo che sia quasi impossibile non usare niente di plastica, oppure per esempio smettere di usare la macchina ma usare solo mezzi di trasporto pubblici o andare a piedi o in bicicletta. Anche questo per moltissime persone, per quasi tutte le persone, è quasi impossibile cambiare il proprio stile di vita così radicalmente. Questo per farvi degli esempi, però è anche vero che ci sono anche tanti 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 altri comportamenti che possiamo tenere nella nostra quotidianità e che possono cambiare praticamente radicalmente gli effetti che, insomma, noi provochiamo sul pianeta. Non voglio assolutamente che nessuno di voi pensi: ma tanto, se anche lo faccio io, ci sono
tantissime altre persone che non lo fanno e quindi quello che io faccio di buono alla fine non ha nessun risultato. Non è assolutamente così, l'aiuto conta, conta anche il più piccolo aiuto da parte di tutti. È vero che siamo delle gocce nel mare, ma senza la nostra goccia il mare sarebbe più piccolo, quindi insomma cerchiamo di comportarci al meglio nella nostra quotidianità e vedrete che a lungo andare, anche se siamo in pochi, aumenteremo e alla fine i risultati anche a livello planetario si vedranno. Quindi in questo video voglio parlarvi di 5 piccole abitudini che ho preso, delle cose appunto piccole che possono sembrare insignificanti ma che in realtà hanno fatto tanto per me, per l'ambiente e per le persone che mi circondano. Sono soltanto 5 cose, poi man mano che sperimenterò altro ovviamente ve ne parlerò e anzi voglio sapere quali sono i comportamenti che voi tenete nella vostra quotidianità per essere persone un po' più consapevoli. Comincio parlando di cibo. Allora, il cibo noi non si pensa mai che possa essere in qualche modo dannoso, perché quello che gettiamo via ogni giorno alla fine è cibo, quindi si decompone naturalmente e non crea inquinamento. Ma non è così. In realtà quello che io sto cercando di fare è prima di tutto di gettare via meno cibo possibile, meno avanzi possibili. Questo perché io al momento, io e il maritino appunto siamo in due, quindi può succedere che venga preparato qualcosa un po' abbondante e che appunto avanzi, ma cerchiamo sempre di riscaldarlo, quindi trovare il modo migliore per conservarlo e poi mangiarlo magari la sera o il giorno dopo, oppure magari lo porto ai miei genitori così, perché per due motivi. Quello che mi spinge a me in particolare è in realtà il rispetto nei confronti di chi non ha tutto il cibo che abbiamo noi, cioè noi viviamo nella parte fortunata del mondo, anche se a volte ce ne dimentichiamo, quindi noi ci possiamo permettere di comprare più cibo di quanto riusciamo a mangiare. Ci sono posti dove questo non succede, dove il cibo manca, e per rispetto nei loro confronti non voglio buttare insomma il cibo nella spazzatura. Ma in realtà c'è un altro motivo ancora più pratico, che è quello che per produrre cibo, confezionarlo, per appunto conservarlo e poi dopo smaltirlo, c'è una spesa e c'è inquinamento. Quindi se noi cerchiamo di acquistare cibo nella quantità giusta perché possa essere mangiato da noi, riduciamo chiaramente considerevolmente tutto questo spreco di energia. Ovviamente un altro modo per fare questo è quello che sto cercando di fare io quando vado a fare la spesa, è comprare il cibo in maniera sfusa quando possibile, per una questione di risparmio di plastica, ma in generale insomma di contenitori che poi devono essere buttati via. Quindi per esempio anche quando si compra la frutta e la verdura, non comprarla nelle cassettine già confezionate ma prenderla sfusa, ecco, così via. Ma anche cercare di comprare alimenti di stagione, quindi l'alimento di stagione è quello che viene prodotto nella maniera più semplice, perché appunto è la stagione giusta per quel tipo di alimento, e perché le serre o comunque tutte le costruzioni che devono ricreare un ambiente adatto per far crescere degli alimenti che normalmente in quel periodo dell'anno non crescerebbero, consumano tantissima energia e quindi creano inquinamento, provocano inquinamento. Quindi il mio consiglio è sempre quello di cercare di mangiare frutta e verdura di stagione, anche perché obiettivamente fa meglio. Seconda abitudine che ho preso è quella di non consumare più bottigline di plastica. Ormai lo sapete, se ne parla dappertutto, la plastica è una cosa veramente un assassino del pianeta. La plastica non si smaltisce, la plastica, anche quella riciclata, in realtà ne viene riciclata pochissimo, tutto il resto viene semplicemente gettato. I mari sono pieni di plastica, le discariche sono piene di plastica, non si decompone mai, insomma è veramente una cosa tragica. E adesso che ve l'ho detto, non avete più scuse, voglio che notiate nella vostra quotidianità quanta plastica usate. Cioè un momento in cui si pone l'attenzione su questo, ci si apre un mondo e ci rendiamo conto che veramente siamo sommersi dalla plastica. Uno dei modi per sostituirla con qualcosa di più duraturo e che faccia meno male al pianeta e a noi stessi è quello di usare una bottiglia come questa, quindi una bottiglia di metallo, la mia è anche termica, quindi tiene l'acqua fredda o calda in base a come la metto all'interno, e che appunto mi durerà praticamente per sempre.
a parte il fatto che riempire più volte la stessa bottiglina di plastica, questo non riduce l'inquinamento, perché uno, le bottigline di plastica non durano in eterno, dopo un po' si deformano e le dobbiamo comunque gettare; due, la plastica dopo un pochino comincia a disperdere delle piccole particelle che noi ingeriamo con l'acqua, e quindi sarebbe meglio sempre non usarle più di una volta. Io non sono una grandissima consumatrice di bottigline d'acqua, non sono mai stata, però obiettivamente, se ci pensate, a parte d'estate che si beve tantissimo, ma se ci pensate anche la chi va all'università, per esempio, a scuola, ci sono tante persone che comprano una bottiglia al giorno. Bene, pensate a quanto inquinamento viene prodotto da quella bottiglia ogni giorno. Io ho comprato questa, che è la Chili's Bottle, l'ho pagata, se non mi sbaglio, 30 euro, 29 euro, insomma, però è un investimento fatto proprio senza nessun tipo di pentimento, perché prima di tutto questa bottiglina, per l'appunto, non è di plastica, quindi mi durerà in eterno e ammortizzerò il prezzo che ho pagato per comprarla in brevissimo tempo. Poi il fatto che, vabbè, manca nelle bevande fredde, perlomeno questa per me è una cosa ottima, soprattutto per l'estate ovviamente. E poi c'è anche proprio un riscontro mio personale, il fatto che bevo molto di più, perché dopo averla comprata la porto sempre con me nello zaino, anche perché guardate, è carinissima, vi lascio comunque il link sotto se volete comprarla anche voi, ci sono tantissime fantasie, la porto sempre dietro con me, quindi ho cominciato, col fatto che so di averla dietro, a bere più spesso, mentre prima non sono mai stata una che beveva così tanto. E bere fa bene, soprattutto in questo periodo, ma in generale. E quindi ci sono delle volte in cui la dimentico a casa e mi manca, cioè mi accorgo di cercarla nello zaino e non averla e dire accidenti, perché non l'ho portata. Quindi questo ovviamente mi ha aiutato anche a livello personale a bere di più, e niente, è fantastica. Terzo comportamento che sto cercando di tenere per migliorare, insomma, il mio impatto sul pianeta, è quello appunto che è derivato dalla visione del documentario di cui vi ho parlato prima. Quindi sto cercando di evitare di comprare da marchi, per l'appunto, che siano di fast fashion, quindi marchi che sfruttino i lavoratori. Ora vabbè, l'argomento non sto a spiegarlo nel dettaglio, perché vi consiglio di andare a vedere quel documentario, perché è meraviglioso, non staccherete gli occhi da lì e ne uscirete cambiati. In ogni caso, perché sto dicendo, sto cercando di... perché io non voglio essere una di quelle che dice: ah, tu sei un assassino perché hai comprato da Zara. Cioè, lo capisco che è complicato a volte, perché cercare marchi che producano in maniera ecosostenibile, ma anche proprio che utilizzino materiali che non siano plastica, per l'appunto, che siano un po' di qualità, che non utilizzino coloranti che fanno male, insomma, lo capisco che è un lavoro un po' lungo, nel senso che bisogna cercare dei siti appositi, molto spesso i prezzi sono più alti, non sempre, non su tutti i marchi si hanno abbastanza informazioni, quindi siamo un po' indecisi su se sia o no sostenibile, e in più siamo circondati da negozi come H&M, Zara, per l'appunto, e così via, che ci mettono in faccia tante cosine carine, perché nessuno può dire che siano capi di abbigliamento brutti, magari non durano niente ma non sono brutti, e a prezzi così bassi, quindi è normale che siamo un po' tentati. Però io l'invito che faccio è quello di cercare almeno di comprare meno in questi posti. Il segreto ovviamente è non entrarci, perché sennò siamo invogliati, però fatevelo qualche giretto su internet, tanto si compra tanto oggi su internet, quindi perché no? Ecco, riuscirete a trovare qualcosa che farà il caso vostro. È vero che il prezzo è un po' più alto, ma il prezzo è più alto per un motivo. Cioè, non è che costano tanto perché sono tutti bastardi, costano tanto perché pagano equamente le persone che li producono, le sarte, che confeziona, perché vengono prodotti con magari con cotone, non so, organico, biologico, che quindi è stato lavorato in una certa maniera. Insomma, alla fine secondo me i vantaggi sono più dello svantaggio di dover spendere un po' di più. Il mio consiglio è quindi, magari quando siete a comprare qualcosa che vi deve durare nel tempo, quindi un paio di scarpe, dei jeans, perché effettivamente non è che i jeans si rinnovano ogni stagione, io molto spesso i miei jeans li uso per anni, insomma, quelli che durano e che si mantengono in buone condizioni, oppure dei maglioni, qualcosa appunto da indossare che sia monocolore e che sappiamo che andrà bene per qualunque moda. Ecco, in quei casi tanto è un capo che contate di far durare nel tempo, compratelo. Magari appunto in un sito, comunque in un negozio dove sapete che le cose sono prodotte in maniera ecosolidale, perché magari è vero, non lo pagate 10 euro, lo pagate 50, però vi durerà in eterno, o quasi, insomma. Quindi, come ho detto, il vantaggio è sempre
maggiore dello svantaggio. Io sto cercando di evitare di comprare da questi brand, quindi per il momento credo di aver comprato veramente poco. Mi sarà capitato una volta nell'ultimo anno di tornare, insomma, di comprare qualcosa in questi negozi, però ecco, nessuno deve crocifiggere qualcuno perché gli succede. Ma cercare di cambiare il nostro comportamento sicuramente aiuterà. È pieno internet di informazioni su questo argomento, andate a leggere perché fanno veramente paura. Quarto consiglio che vi do, e che appunto sto cercando di seguire anch'io, è quello di fare la raccolta differenziata nella maniera migliore possibile. Nel senso che molto spesso non ci rendiamo conto, ma noi nei cassonetti della raccolta differenziata gettiamo cose sbagliate. Un esempio che ho scoperto tutto grazie a Elena Zodiaco, il cartone della pizza. Quando voi lo prendete, io l'ho sempre preso, piegato e buttato nella carta. In realtà le parti unte non sono riciclabili, quindi andrebbero tagliate e tolte. Questo perché? Perché molto spesso quando arrivano delle partite di merci, insomma di merci, di rifiuti nel luogo appunto dove devono essere rilavorate per il riciclo, se appunto questa quantità che arriva è danneggiata, tra virgolette, da cose che non c'entrano niente, per esempio appunto un cartone della pizza unto, viene tutto preso e gettato nell'indifferenziato. Ecco, questo è quello importante. Non si deve dare per scontato che tanto quando arrivano nel luogo di destinazione c'è qualcuno che fa la scelta al posto vostro. Non è così. Molto spesso se si vede che appunto la raccolta non è stata fatta bene, viene tutto preso e gettato via. Quindi alla fine non è servito a niente. In realtà basta un click su internet per sapere come e dove gettare effettivamente le cose. Un altro esempio sono gli scontrini, nel senso che gli scontrini non si possono buttare nella carta. Io l'ho sempre fatto, fino a quando non mi sono posta la domanda e ho cercato informazioni in merito per l'appunto, e ho scoperto che gli scontrini, avendo, diciamo, per quello che ho capito, tipo un inchiostro intrinseco, nel senso che viene è carta che ha dentro già l'inchiostro che viene semplicemente in rilievo nel momento in cui vengono stampati, non è appunto riciclabile come la carta normale, quindi va buttato nell'indifferenziato. Però anche in questo caso, se si fa in maniera sbagliata, si rischia di danneggiare tutto il cassonetto che magari era stato fatto nella maniera giusta. Quindi qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è di perdere secondi, nemmeno minuti, per cercare un attimo su internet se appunto quel preciso, insomma, cassonetto della raccolta differenziata sia adatto per quella cosa che vogliamo gettare, e quindi a quel punto poi l'abbiamo imparato e da allora in poi lo faremo sempre nella maniera corretta. E questo, come ho detto, è importantissimo proprio per non danneggiare tutto il resto. E basta veramente, veramente poco. E fate la raccolta differenziata perché serve, non va buttato tutto nell'indifferenziato, proprio perché riciclare è la prima cosa che si consiglia nel momento in cui si vuole avere un comportamento un po' più rispettoso dell'ambiente. Infine, la quinta cosa che faccio, e che anzi voglio ricominciare a fare, lo farò tra pochissimo, è cominciare ad usare la coppetta mestruale. In questo caso quindi mi rivolgo ovviamente alle donne. Per chi non sapesse che cosa è, in realtà potete guardare in internet, è pieno di donne che sono rimaste iper soddisfatte da questa invenzione. Semplicemente si tratta di una coppetta, per l'appunto, che serve a raccogliere il sangue delle mestruazioni, e che comunque è riutilizzabile all'infinito, o comunque che dura tantissimi anni, diversi anni insomma, e quindi vi eviterà di comprare gli assorbenti che inquinano moltissimo. È logico che non tutti o quasi nessuno voglia di usare assorbenti riutilizzabili, perché esistono anche quelli, se andate a sbirciare su internet, ma questa è una cosa veramente innovativa perché è anallergica, non secca, perché non assorbe come fanno gli assorbenti interni, quindi anche questo per me perlomeno è uno dei vantaggi maggiori. Appunto, basta sterilizzarla tra un ciclo e l'altro e può essere riutilizzata per diverso tempo. È assolutamente cioè non si sente per niente, per quello che ho letto nei commenti insomma, e soprattutto vi permetterà anche di fare sport e movimenti, qualunque cosa. A me è successo di fare questo inverno yoga con l'assorbente interno e vi garantisco che era come non averlo, quindi insomma sicuramente sarà qualcosa che mi aiuterà o comunque mi migliorerà la vita. Bisogna scegliere chiaramente la coppetta più adatta a noi, quindi a volte qualcuno è costretto a fare dei tentativi. Le coppette si trovano più o meno dai
Io ho visto più o meno dai 20 euro ai 30, diciamo, quindi un investimento che si può fare tranquillamente considerando che non ricompreremo assorbenti. Esistono pagine su Facebook, perché ne ho parlato su Instagram e mi avete istruito su questo. Esistono siti dove si parla di questo, dove si può chiedere consiglio su quale sia la migliore per noi e poi cominciare ad usarla. Tutto sta nell'imparare ad usarla, ma ragazzi, insomma, io penso che 5 minuti di tempo per imparare sì, ce l'abbiamo tutti. E però, come ho detto, è un ordine che ho fatto proprio in questi giorni e che comincerò a usare dal prossimo ciclo, quindi magari se vi interessa seguitemi su Instagram e niente, ne parlerò e parlerò di come mi sono trovata. In particolare vi faccio vedere comunque quella che ho scelto, che è questa qui, vi lascio l'immagine, che si chiama FemmiCycle, se non mi sbaglio. È quella un po' più cara che ho trovato, però è anche quella più facile da togliere, perlomeno sempre guardando le opinioni degli utenti che l'hanno usata. E niente, proverò con questa. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che l'abbiate trovato utile, ma adesso dovete essere voi ad essere utili a me e scrivermi sotto quali sono altre piccole abitudini che potrei tenere io per migliorare i miei comportamenti. Per esempio, una cosa che voglio cominciare a fare, se trovo quello giusto, è cominciare a comprare shampoo e balsamo solidi invece di prenderli sempre nella confezione di plastica. Quando avrò trovato quello giusto per me, che credo sbircerò sul sito della Lush perché è ben fornita, magari vi parlerò anche di quelli che ho deciso di usare io. Per il momento è tutto, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!